Buongiorno, buongiorno e benvenuta ad una nuova puntata di A Casa in Forma, il programma di cucina targato 264. Bentornati di nuovo anche nella mia cucina e oggi non sono solo, sono in compagnia di lei, è tornata a trovarmi Valeria Santivetti, food blogger. Benvenuto Valeria. Eccomi, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Manuel, buongiorno a casa. Come stai Valeria? Tutto bene? Bene, tutto bene, anche oggi dipinta. Anche oggi anche questo oggi. Trucco fantastico fatto dal nostro Marco Micera che ringraziamo. Valeria, è sempre un piacere averti qui, ospite. È sempre un piacere venire qui. Nella mia cucina, un po' per la tua simpatia, un po' perché mi insegni sempre qualcosa, ma soprattutto perché poi a fine puntata mi fai anche mangiare. Dai, sto scherzando. Scherzi a parte. Valeria, guardate un po', qui abbiamo degli ingredienti, C'è farina, c'è uova, c'è un guanciale. C'è una zucca, possiamo dire l'ingrediente che la fa da padrone per l'autunno? Assolutamente sì, assolutamente sì. Un ingrediente che soprattutto ottobre è protagonista e ci si può fare di tutto: antipasti, primi, secondi, dolci, qualsiasi cosa. Vellutate, esatto. Di tutto e di più. E noi oggi che cosa ci facciamo con questa bellissima zucca, Valeria? Allora, noi oggi ci prepariamo un primo piatto. Per la precisione facciamo delle tagliatelle con farina di farro, quindi vengono un po' rustiche, vengono un po' scure, con appunto guanciale, zucca e salvia. Ok. Quindi andremo a rendere il guanciale un pochino croccante in padella, poi andremo ad aggiungere la zucca, alla fine la salvia e vedremo che ci sarà proprio questo sposalizio di sapori. Benissimo Valeria, io sono davvero molto molto curioso, un po' spaventato perché prevedo, mi sa che oggi mi rimetti all'opera, Sì, esatto, perché dobbiamo oggi fare mi tocca. La pasta fatta in casa. Devo prendere il mattarello? Devi prendere il mattarello, se no abbiamo dai. Tempo, abbiamo tempo. Ma abbiamo tempo. Ora. Allora Valeria, per preparare tagliatelle abbiamo detto. Tagliatelle, un pochino di Le nostre tagliatelle, qual è la prima cosa che dobbiamo fare? Allora, prima in assoluto andiamo a tagliare il guanciale e lo andiamo a fare impastire, a passire in padella. Dopodiché, come abbiamo fatto anche qualche scorsa puntata, andiamo a rimuovere il guanciale e la zucca la andiamo a mettere nella stessa padella, così assume appunto un po' il grasso, ma poi il grasso sapore. Che si scioglie, no? Esatto. del guanciale, che comunque è un ingrediente grasso, insomma. Esatto, abbastanza. Ecco. E poi perché appunto si insaporisce, esatto. Si insaporisce. Devo dire che quando ho visto il guanciale questa mattina e Valeria è entrata a casa ho detto oggi mi sa che andiamo di carbonara, invece no. Invece no. Però invece non no. È detto, insomma abbiamo ancora un po' di puntate da girare. Assolutamente una bella, sì, assolutamente. Una bella carbonara si può fare, tu devi sapere che è un periodo. Una gricia col tartufo. Ecco qua vedo già degli attrezzamenti da dietro le quinte. Devi sapere che io ho un periodo che prendo solo carbonara e vado alla ricerca sì, della carbonara perfetta. Carbonara e tiramisù. Il tiramisù è molto rischioso prendere è nei rischioso, ristoranti è perché rischioso. Se le uova non vengono pastorizzate. Anche perché poi sembra un dolce, sia il tiramisù sia la carbonara, no? Sembrano piatti semplici, facili, veloci, invece no. Invece, devi sapere prepararli. Basta veramente poco. Una delle ultime cene, sono stata a cena a casa di una coppia di amici e aveva cucinato lui. Mm-hmm. Aveva cucinato lui, aveva preparato questa carbonara, però Valeria era liquida, liquida, liquida. E poi secondo me aveva utilizzato tutto l'uovo, non solo il rosso, perché okay. Tu mi insegni che si utilizza solamente un rosso a testa e poi magari si aggiunge un uovo intero. Sì, no? Quando sono ecco. Magari già quattro persone. Esatto, metti che siamo in cinque, facciamo cinque tuorli e poi mettiamo un uovo intero. Esatto. Invece questo ragazzo aveva messo. Niente, io sto a raccontare affari del proprio poverino lui, no? Insultato ecco. Da Manuel in televisione. Aveva, non lo invitare più. Aveva messo, non mi invitare a cena perché sono cattivo. Aveva messo tutto l'uovo sano e quindi era molto che te liquida. Lo fare. Sì, era molto liquida. Pericoloso pure pericoloso. Pericoloso. Ecco, io devo dire attenzione. Che piuttosto che la carbonara preferisco la gricia. La gricia? Sì. Perché? Perché non vabbè, so. La carbonara, devo dire che la carbonara comunque è una bella. Cioè l'uovo la gricia, insomma, si fa però, sentire. Però che se ci pensi alla fine la gricia in realtà è una carbonara senza uovo. È una carbonara senza uovo, hai ragione, sì.
Preferisco la gricia, preferisco la cacio e pepe, non so perché la carbonara non è tra i miei piatti preferiti. Io l'ho mangiata un'ultima addirittura qualche giorno fa, addirittura a pranzo da solo, pensa, talmente mangiata. Ti piace? Sì, che sono andata al ristorante. Poi a Roma è una carbonara di ristoranti che millantano è pieno di ristoranti, però bisogna fare attenzione, perché pure lì il rischio è dietro l'angolo che te la fanno troppo turistica, come dico io. Cercare quella giusta non è così semplice. Ad ogni modo, torniamo invece adesso alle nostre tagliatelle. Esatto. Una bella padella antiaderente. Mettiamo il guanciale, non mettiamo nulla perché non serve, perché il guanciale rilascia il grasso, esatto. E lo facciamo appassire su una padella. Accendiamo anche il fornello, okay. Che a volte riesce, a volte non riesce. Quasi sempre non riesce. Ecco qua. Ok. Olè, è andato. No. Ci riproviamo. Aspetta. Ecco qua. Scrivere anche. Sai che quindi quando si pulisce mi hanno detto che se ci va l'acqua, magari qualche prodotto. Poi devo dire. Sì, a me succede spesso. Che poi tu devi sapere che io sono uno che piace molto giocare. Okay. Io i prodotti là ho un armadio con tutti i prodotti i più impensabili. Okay, no? Per pulire. Ecco, per pulire. Poi magari non pulisco, però quando pulisco io... Pulisco bene, signore e signori. Da intossicazione. Certo. Veniamo alla zucca. Sì, però sto zucca. Pensando, ma perché noi per chiacchierare non abbiamo elencato gli ingredienti, le quantità. Allora, signori, che cosa stiamo preparando oggi? Pappardelle... Con la zucca. Con la zucca. Per fare questa ricetta abbiamo bisogno di... Esatto, di 500 g di zucca cruda. Poi due fette un pochino spesse di guanciale, un mazzetto di salvia, diciamo, bella fresca, sì. Tre uova e 300 g di farina di farro. Un po' di sale, un po' di pepe, queste cose. Farina di farro, ok, perfetto. Adesso vuoi un altro coltello, Valeria? Sì, forse sei una cosa che taglia un po' di più. Dai, guarda, questo vero coltello. Guarda, aiuto. Su, se non ti farti male, no, mi raccomando, a casa le bambine non utilizzate questi coltelli. Okay. Io intanto mi vado a spadellare un po'. Bravo, il guanciale, spadella. Vado a fare l'onda. Bravissimo, vai a fare grasso. Così, no? Sì, allora verso l'avanti, di fare l'onda, non la stai facendo. Guarda. Bravo, ok, perfetto. Basta. Ti vedo molto a tuo agio. Senti, mi hanno detto, adesso vanno molto queste cucine, questi fornelli ad induzione. Mm-hmm. Ecco, però con l'induzione non si può fare la spadellata. Esatto, e poi sì, non si può fare il flambé. Non si può fare il flambé, chi è che non fa il flambé a casa tutte le sere io? Sì, lo faccio, ma non voluto. No, scherzi a parte. Allora, io in realtà... Mamma mia, che profumo, Valeria! Io sì, molto molto buona. Buona, proprio profumata. Ma questa zucca è di la verità. No, in realtà no, verità. non ce l'ho la zucca nell'orto. Che comunque se lo dici non succederà. Esatto, niente, no, non è che te ne vanno a bagotto dei cacatumanta buon comunque. Allora sì, è dell'orto. Certo. Però c'è qualcos'altro del tuo orto. C'è la salvia. C'è la salvia. Del giardino, che non è proprio dell'orto, ma del giardino. Ed è davvero davvero profumata, esatto, vi posso assicurare. Fresca, profumatissima questa salvia, eccola qui. Okay. E intanto io qua. Esatto, spadelle. Guarda qua che bel grasso che rilascia. Oh, proprio in forma. E... ok, la zucca noi la tagliamo piccolina piccolina. Sì. Ok. Facciamo tutti dei pezzettini, voilà. Esatto, e poi andiamo a mettere in padella. Questa chiaramente la mettiamo in padella dopo aver tolto però il guanciale. Esatto. Quelle le devo buttare o devo lasciare? Quelle lì le puoi buttare, le grazie. Butto, Esatto. Come si chiamano queste? Le concocce. Vero? Non lo so, la coccia del guanciale. Dicevamo proprio prima di cominciare la puntata che io sono molto disordinata, quindi mamma la sta mettendo a posto. Ci penso io. Tutto quello che io lascio in giro. Ad andare dietro a Valeria. Quando esatto. Sta a casa ci pensa Leonardo, che è il suo compagno. Esatto. Quando siamo al lavoro ci penso io qua. Mia nonna a sistemare pure, tutto. Come si dice al paese, mia nonna mi litiga. Sì. Perché non sono esatta, lei dice. Devi essere più esatta. Più esatta. Esatto. Ciao nonna Rosa. Esatto. Che salutiamo. Di essere più esatta, forse è anche questo che dici sempre esatto, perché ci provi ad essere esatta. Sto provando ad essere forse esatta. Forse hai capito bene il discorso di nonna, esatto. Non tanto, di esatto. Nuovo. Molto bene.
Oggi non l'ho detto tante volte. Non te ne sei accorta. Veramente. Ma va bene così, che ci importa. Valeria, questa pasta, come l'hai scovata questa ricetta? Dove l'hai trovata? Lei sta sempre lì durante la notte che pensa, ripensa le ricette, le ingegna, le inventa, le crea, le disfa, le fa. Ti rispondo solo se mi dai il guanciale dalla padella. Ok. Mettilo in questo piattino. Senti, con la forchetta, con che lo tolgo? Con cucchiaio. Con cucchiaio. Dici un po' dove hai scovato? Allora, in realtà io sono proprio un amante della zucca, come abbiamo detto prima, faccio qualsiasi cosa con la zucca. Esatto. E quindi mi piace sperimentare. L'accostamento zucca e salvia, diciamo, è un must, no? Uh-huh. Che deriva un po'. Spesso si fanno anche i tortelli con la zucca conditi burro e salvia, quindi diciamo è un must. Per dare un po' di sapidità, perché comunque la zucca tende a essere questa, per tanto inserirla dentro. Ok, allora quindi questo qui è il guanciale, come, come vedete abbiamo tolto, abbiamo messo in un piattino. Esatto, nella stessa padella dove si è sciolto il grasso del guanciale, io adesso vado ad aggiungere questa zucca profumatissima che Valeria ha già tagliuzzato a dadini, vedete? Si sente già un po' che lo spriccicolio, la distribuisco bene 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 bene, si vede anche il pepe, vedi, e la faccio, si vede anche un po' di pepe, e la faccio rosolare così. Esatto. In quindi, questo modo stavamo dicendo, il guanciale l'abbiamo aggiunto per la sapidità, perché la zucca anche quando ci si fa il risotto bisogna sempre aggiungere qualcosa di un po' sapido, come ad esempio anche un taleggio, dare un formaggio molto buono tra l'altro, esatto, per dare una sapidità in più, perché la zucca di per sé non è un ingrediente molto saporito, ecco, quindi abbiamo bisogno di qualcosa di un po' più strong, e quindi ecco perché insomma l'accostamento con la salvia, l'accostamento con il guanciale e queste, diciamo, tagliatelle di farro, che sono una cosa un po' diversa dalla classica pasta fresca, insomma. Ho capito. No, poi devo dire che la salvia è un ingrediente che si sposa bene quando abbiamo dei sapori anche troppo forti. Esatto. Secondo me, vero? È un jolly che ci permette di giocare bene. Soprattutto appunto se è fresca. Aggiungo anche prego, questa. Prego, vada, vada. Ok. Stiamo preparando noi la ricetta per 3-4 persone, quindi insomma abbiamo un bel po' da fare. Esatto. Niente, non ce la posso fare comunque, a non dire esatto. Fa niente, dai, bene così. Questo intanto è il guanciale, eccolo qua, buonissimo, già bello, bello croccante. E noi ci siamo fatti. Ovviamente se non vogliamo sperimentare tagliatelle di farro, vogliamo andare sul classico, si possono fare anche... Sì, ah, certo, quelle tradizionali. Esatto, o addirittura quelle tradizionali con l'aggiunta magari di un po' di caffè nell'impasto. Perché il caffè nell'impasto? Perché comunque con la zucca dà quel sapore in più, anche quel colore in Ma più. Dai. Ah, aspetta, adesso mi fa venire in mente una cosa. C'è uno dei miei ristoranti preferiti che sta qui a Roma. Che non si può dire il nome, però poi dopo me lo dirai. Sì. Si può dire? Che ne so, noi non diamo. Può dire? Vita Trinchetti, che fa le pappardelle con il cacao nell'impasto. Mm-hmm. Le tagliatelle, scusami, sì, con sì, il cacao. Sì, 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 sì. Si possono provare un sacco di cose, insomma, si può giocare con i colori, no? Si anche gioca, esempio, ma la cucina è questo. Anche ad esempio con i frutti di bosco. Con i frutti di bosco. Oppure con il pomodoro. Ormai c'è sempre questo dolce, questo salato che entra e esce. Dalle nostre case. Dalle ricette. No, ma la cosa bella poi a me piace, no? Io penso che noi italiani siamo fortunati perché abbiamo questa cucina mediterranea, questa alimentazione che tutti ci invidiano, che abbiamo capito che è anche la più sana. Abbiamo questi piatti autentici, italiani, genuini, che però guarda come si sposano bene con tutto ciò anche che viene dall'estero. Nel senso, che cosa voglio dire? Che è arrivato ormai sulle nostre tavole l'avocado, è arrivato lo zenzero, ma se tu tante altre pietanze che si sposano bene, che entrano perfettamente. Se tu ci rifletti un attimo, in realtà ho fatto ultimamente per l'università una tesi su questo, no? E in realtà anche la nostra più famosa pasta col pomodoro deriva da un ingrediente che però non è un ingrediente italiano, perché il pomodoro è stato importato dall'America. Certo. Quindi magari tra, 200-300 anni diventerà tipico, che ne so, il pollo con lo zenzero come piatto italiano. Probabile. Perché no? Comunque tutta la cucina di tutto il mondo è un mix, esatto, di culture, di geografie, di storie che si incontrano e si intrecciano qua, davanti ad un piatto. Quanta storia, quanta cultura, quanta geografia.
quanta anche religione, se vogliamo, quanta politica. Io lo dico sempre, quando andiamo al supermercato è lì che mettiamo la crocetta, e quando andiamo a scegliere gli ingredienti che portiamo sulle nostre tavole, quando scegliamo i prodotti, da dove vengono, come vengono trattati, la crocetta non si mette dentro la cabina, si mette nei... quando andiamo a fare la spesa. Esatto. Questa è la mia idea. Giusto. Votate, votate, votate. Allora, vota Antonio. Vota Antonio. Ancora. Lo sai perché il pomodoro si chiama pomodoro? Perché si chiama pomodoro? Il pomodoro si chiama pomodoro perché quando è stato importato dalle Americhe, appunto, non si pensava che si potesse mangiare. No? Ma era tenuto come pianta ornamentale. Ma dai! Esatto, e questo, diciamo, è frutto che quando è un po' acerbo è giallino, verde, era appunto chiamato il pomodoro, il pomo nel senso di frutto rotondo, e quindi era ornamentale per i ricchi, e poi invece si è scoperto che si poteva mangiare, e da lì penso è nata la nostra pasta col pomodoro, la nostra margherita. Wow! Quindi è bellissimo, perché anche quello che noi riteniamo come piatto tradizionale, pensiamo che sia una cosa solamente nostra, invece deriva da un mix di culture. Certo. Allora, eccoci qua. Quindi, allora, Manu nel frattempo gira la zucca. Bravissima, hai fatto un ottimo lavoro con questa zucca. Questo io abbasserei la fiamma bassa bassa. Abbassiamo pure la fiamma. Ecco, ok, qua. Più bassa possibile. Ah sì, proprio bassa bassa bassa, sì, dolce, sì, dolce. Forse credo sia al minimo, che dici? Va sì, bene? Sì, sì, perfetto. Va bene, quindi nel frattempo la zucca continua a cuocere da sola. Adesso noi che facciamo, Valeria? Allora adesso noi cominciamo a fare la pasta. Aia, che dolore, vai. Allora. Questo posso togliere? Lo puoi togliere, vai, il sistema. Quanto gli piace di mettere a posto? Sì, chef. Ok, allora andiamo, abbiamo detto, con 300 grammi di farina di farro. Comunque, okay? Scusa, tu prima abbiamo parlato del piatto giusto per le pappardelle, per le tagliatelle. Esatto. Secondo me quella è una cosa un po' rustica. Molto, molto carino. Ci starebbe bene. Ci Valeria, sta. Ma che ne sai? Tu ne sai una più del diavolo. Io ne so una più di Valeria Santinetti. Allora, facciamo anche l'impasto della pasta. Ok, allora io metto... Questa è? Questa è la farina di farro. Farina di farro. Ne metto 280, perché poi metto, diciamo, un cucchiaio di farina normale per dare un po' di glutine in più, un po' più di struttura. Ok. Faccio la nostra classica fontanella. Benissimo. E poi vado a rompere le uova. Andiamo a rompere le uova! Queste sono uova belle grandi, quindi sicuramente ci servirà più farina, secondo me. Oggi abbiamo fame qua a Valeria. Esatto, quindi abbiamo una pasta per tre persone molto affamate. Abbondante, abbondante, abbondante. Okay. Se qualcuno di voi volesse partecipare al programma di A Casa in Forma, fatecelo sapere, scriveteci sui nostri social, pagina Instagram, pagina Facebook, Cusano Italia TV. Io vi aspetto qui nella mia cucina, se invece siete troppo lontani, in collegamento Skype, ma ormai lo sapete, ci conoscete. Che è stata, esatto, una scelta molto molto innovativa questa della... È stato il primo, Casa in Forma è il primo programma di cucina in collegamento Skype, è nato durante la pandemia, perché stavamo lì e abbiamo trovato un metodo, no, per intrattenervi, per farti compagnia. Potevamo solo collegarci via Skype perché non ci potevamo vedere, ed è nata così, un po' per gioco, un po' per scherzo, questo programma di cucina, che poi è cresciuto perché l'abbiamo prolungato e abbiamo conosciuto tanti ospiti, tanti chef, tanti food blogger un po' sparsi per tutta Italia. Una delle prime è stata proprio Valeria Santinetti, se non la prima, che ci ha fatto compagnia dalla sua cucina con le sue ricette. Esatto, piano piano l'abbiamo conosciuta così. E adesso che piano piano, ecco, siamo tornati a vederci con tutte le dovute precauzioni, perché io ci tengo a dirlo, la mia azienda mi fa fare il test tutte le settimane, anche Valeria ha provveduto in modo autonomo. Esatto. Qui siamo a casa mia, siamo in pochi ma buoni, gli operatori indossano tutti la mascherina, insomma cerchiamo di avere le giuste distanze, le giuste precauzioni. Esatto. A proposito di ciò, voglio fare un appello, che mi sembra molto molto carino, molto attenzione, giusto da fare. Sentiamo l'appello di Valeria. Sì. Andrò all'ospedale Pertini a donare il sangue. Sì. Quindi, a parte, andate a donare il sangue perché è importante.
Poi mi faranno appunto il test sierologico, penso quello rapido, però con la donazione del sangue, ovviamente loro per sapere se il sangue che vanno a dare è giusto, fanno la donazione del sangue, fanno la sierologico. Quindi diciamo fate una cosa buona, fate una cosa giusta per gli altri. Unite l'utile al dilettevole. Esatto, esatto, quindi andate a donare il sangue. Così, ma fate anche il sierologico. Esatto. Giusto, brava Valeria, questa è una scelta che ti fa onore. Aggiunge punti a favore sta ragazza, esatto, è proprio da sposare, c'è niente da fare. Sono un po' disordinata, però vi diamo. Vabbè, ragazzi, un difetto ce l'avevo pure io. Un difetto, prendete due al prezzo di uno. Esatto. Un difetto ce lo doveva avere. Esatto. Giustamente. Sono molto, molto disordinata. Anche quando lavoravo in cucina, lo chef mi diceva "Hai lavorato bene, brava". Però sei disordinata. Vabbè, ci sta, ci sta. Lo vediamo lavorare tanto? Beh, diciamo che vogliamo creare bene una maglia glutenica dentro, quindi lavoriamo finché non lo sentiamo bello elastico e asciutto. Allora facciamo così, Valeria, intanto che tu te lo lavori bene, andiamo. Ti diamo un po' di tempo. Era quello. Che facciamo noi, Valeria? Andiamo in pubblicità. Andiamo in pubblicità, qualche minutino, ci fermiamo, voi restate con noi. Date uno sguardo pure alle nostre pubblicità che vi ricordano un po' il nostro palinsesto. Noi siamo in onda tutti i giorni dalle ore 7 fino a mezzanotte. Vi teniamo compagnia con tantissimi programmi, approfondimenti, politica, sport, cultura, gossip, cinema, teatro, cucina, che più neanche più ne metta. E poi soprattutto date anche uno sguardo a quelle che sono le nostre attività, le attività dell'Università Niccolò Cusano. L'Università Niccolò Cusano che io lo ricordo durante la pandemia non si è mai fermata. Ha dimostrato con il suo metodo di insegnamento di essere una delle università più all'avanguardia proprio per questo periodo un po' particolare. Stop alle chiacchiere, mi fermo, ci vediamo tra pochino. Tra poco. Di nuovo bentornati in diretta, eccoci qui, vi abbiamo lasciato qualche minuto fa con una ricetta di tagliatelle con farina di farro e zucca a metà insieme alla nostra Valeria Santivetti, ormai sempre più bella, guardate che trucchi, che make up! Esatto, neanche in questa di Si è montata la testa, no, scherzi a parte. Okay. Dunque. Scherzi a parte che non ti sei montata la testa, ecco. Per chi si fosse collegato solo adesso, male, molto male, perché noi vi aspettavamo già da prima, ad ogni modo però siamo buoni e vi riassumiamo la ricetta. Oggi stiamo preparando queste tagliatelle con farina di farro, faccio pure un po' di ginnastica, e zucca. Chiedi che cosa abbiamo bisogno, Valeria, per preparare questa ricetta. Abbiamo bisogno di mezzo chilo di zucca, due fette di guanciale belle larghe, un po' di salvia dell'orto di zio, 300 g di farina di farro e 3 uova. Benissimo, abbiamo prima fatto appassire il guanciale in una padella, dopodiché abbiamo tolto il guanciale, abbiamo lasciato il grasso che aveva rilasciato e ci abbiamo messo la nostra zucca tagliata a dadini, eccola qui che piano piano prosegue a fuoco, che spadellamenti, sì, questo sì che è uno spadellamento, olè. Ecco, e piano piano a fuoco basso la stiamo facendo appassire, insaporire. Nel frattempo farina di farro, montagnetta, 3 uova dentro, mescoliamo bene il tutto, abbiamo messo pure un pizzico di farina normale, sì, se non sbaglio. Abbiamo lavorato l'impasto e adesso siamo pronti per stendere la pasta, Valeria. Esatto. E per stendere la pasta di che cosa abbiamo bisogno se non di un mattarello. Ecco qua, un po' di due mattarelli, uno e due oggi. Allora, tagliamo a 4. Esatto, ok, copro bene soprattutto dove è un po' umido. Benissimo. Piano un pochino e poi vado a stendere. Ok, e stendiamo il tutto. Esatto, se vediamo che è un po', diciamo, umida. Sì. Soprattutto perché stiamo lavorando vicino al fornello, quindi sicuramente è chiaro, la temperatura influisce, no? L'ambiente in cui siamo. Ce l'hai per caso un asciugamano asciutto? Sì. Un canovaccio? Un canovaccio asciutto, come no? Ecco qui che mi ha regalato la mia amica Anna Stefone, direttamente da Ischia. Che ci facciamo? Salutiamo Anna, qua ci dobbiamo mettere, diciamo, la pasta quando è pronta. Ok, Anna, nel frattempo, quindi, se tu ci stai guardando, puoi venire a pranzo pure tu, esatto. Noi siamo qui. Stendilo per cortesia sul tavolo, tutto. Grazie. E la facciamo asciugare. Diciamo le nostre nonne le mettevano sul letto, no? E certo. Noi ovviamente non possiamo andare a mettere sul letto. Sul letto.
Una volta c'erano tutte queste sfoglie, no? Che venivano lavorate la domenica mattina e poi andavano a riposare sul letto di casa. Esatto. Bei ricordi. Bei ricordi. Ecco. Continuiamo a stendere. Continuiamo a stendere. Esatto. Ne stendiamo 4. E poi loro la chiamavano la pittola. La pittola però è quando però è rotonda. Cosa. Ah, ecco. Quando è rotonda. Sì. Perché loro c'avano questi mattarelli, insomma, lunghissimi, no? Mm-hmm. E riuscivano a fare la pittola rotonda. Noi con questo piccolino sembrava una bomboniera. Quello è lì, è il mattarello finto, insomma. Con questo piccolino non l'ho utilizzato molto poco. No, noi usavamo questi bei mattarelli. Che era la dote. Che, a dire, brava Valeria, l'hai detto tu, era la dote. Pensate, oggi chiaramente quando ci sposiamo abbiamo il bimbi. Esatto, abbiamo, come si chiama l'altra, come si chiama? No, li passa le musiche. Il bimbi. Sì, la planetaria, la planetaria. Il, come dico io, è il primo desiderio sulle liste di nozze. Una volta invece c'erano i mattarelli. Questi mattarelli di legno che venivano fatti dagli artigiani del paese. Esatto. Belli, grandi, poi a chi ce l'aveva più grosso. Esatto, faceva una gara. A chi ce l'aveva il mattarello più grosso. Il mattarello, non facciamo della facile ironia. Dai, allora, eccoci qui in fascia protetta. Stendiamo pure. E intanto, guardate qua che meraviglia. Esatto, questo è proprio, ci siamo quasi. Sono pezzi unici e rari proprio. Sì, diciamo che guardate, non sono perfetti, meraviglia. Però è questa la bellezza pure dell'artigianato, no? Ma infatti, ogni pezzo. Ma quando io vado negli atletorismi, quando mi dicono la pasta fatta in casa, io mi sto aperto, perché essendo cresciuto a casa con mamme, nonne, zie e amiche di famiglia che non facevano la pasta, ma io le fettuccine fatte a mano le riconosco, le so quelle, ma a parte il sapore, ma che sono quelle brutte, esatto. Tutte diverse, ma tagliate male, più grandi, più corta, più spessa, anche un po' più ruvide, perché quando lavori con il mattarello appunto ottieni un tipo di pasta un po' più ruvida, invece come quando no? La fai anche solo con la macchinetta, avendo due rulli di... viene tutta, è chiaro, esatto. Infatti adesso uno stratagemma che fanno negli agriturismi, me l'hanno detto, è quella di fare le fettuccine, ad esempio Valeria, di farle fare con due tagli diversi, una un po' più stretta, una un po' più larga, così almeno ti varano. A me, ma ti vogliamo insegnare il Vangelo agli apostoli, ma su via. Ecco, pasta fresca fatta in casa, solo per voi, solo sul 264. Vado ad aggiungere un attimino, mentre aspetto che la pasta si asciuga un po', aggiungo un po' di salvia spezzettata. Ok, quindi la salvia la prendiamo e la facciamo a pezzettini direttamente nella zucca a fuoco spento. Esatto, sì, perché corretto. È pronta. Nel frattempo, se ti posso chiedere una mano, ti direi di salare l'acqua. Assolutamente sì, pizzico di sale. Sale fino, va bene? Sì, per me è indifferente. Sale fino. Ok, quindi una manciatina così va bene? Sì, un pugnetto. Ok. E alziamo questa perché ci siamo quasi. Che profumo di salvia, signori! Che profumo di salvia! La salvia che è, diciamo, la regina degli saltimbocca alla romana. Come non, Valeria, perché la prossima volta non prepariamo i saltimbocca? Potremmo fare un menù romano la prossima volta. Io farei un menù romano, se siete d'accordo. Esatto. Dobbiamo tagliare la pasta, Valeria. Sì, quindi spolveratina di farina. Quindi in questo caso stiamo mettendo non più la farina di... No, quella farro. Normale. Quella bene. Normale va bene lo stesso, sì, o ti serve quella? Io perché l'ho tolta, Va bene, se va no bene. Sta qua quella di... dimmi tu. Va bene. Ok. Aggiungiamo farina e poi... Il mattarello non ci serve terzo, più. Il mattarello non ci serve più. Manuel con però la mania di sistemare perché, le cose. Perché fa scenografia. Intanto c'è questo grumo meraviglioso qua di salvia che ve lo dica a fare. Questo è asciutto? Vedi un po', vado ad asciugarlo. Ok, guardate, questo è il taglio delle pappardelle. Abbiamo fatto il rotolo con la pasta, arrotolato su se stesso, dopodiché taglio netto, come vedete, e si va proprio così, guardate, vengono via. Belle, facili, veloci, buone, genuine, poi al farro ci fanno pure bene. Esatto, una cosa particolare. Le lasciamo così belle lunghe, Valeria? Sì, a me. Tanto poi si tagliano da solo, insomma. Mi piacciono lunghe. Le altre forse verranno poco più corte, però dipende, insomma, come piacciono a casa. Ok, belle lunghe, vedete, poi queste vengono tutte belle diverse. Esatto. Sembrano le stelle filanti, quelle di carnevale. Natale. Sì, di carnevale. Di carnevale, presente, che poi uno sta lì, no? Soffia e vengono via. Poi devo dire hanno anche una
l'abbiamo preparato in pochissimi minuti. Noi adesso abbiamo chiacchierato, no? Abbiamo un po' allungato il brodo, però quanto ci abbiamo messo? Veramente no, ci vuole veramente poco. Se abbiamo tempo è meglio farlo fare un po' asciugare la pasta. Far così quando facciamo questo la lavoro la pasta viene proprio su, viene più da sola. Più asciutta, esatto. Diciamo. Ok, quindi quanto dovremmo farla riposare grosso modo? Dipende se qualche indicazione a casa. Se è caldo, quindi insomma se anche il posto dove stiamo lavorando è molto umido, io direi anche una mezz'ora, talvolta un'ora. Se invece è abbastanza freddo, un freddo abbastanza secco, un 20 minuti insomma basta, a volte pure 10 minuti. Ok, va bene. Quindi dipende, è importante diciamo farla asciugare, altrimenti ecco dobbiamo lavorare con un po' di manualità molto delicati. E viene comunque un ottimo risultato, esatto. Assicurato. Ma poi soprattutto anche il tempo di cottura. Un paio di minuti proprio. Sì, appena tornano su, come si uno dice. Magari certe volte pensa, no, che questa pasta fresca chissà quanto ci vuole per prepararla, per cucinarla. Invece no, abbiamo chiacchierato, abbiamo pure allungato proprio 5-6 minuti, una decina di minuti, esatto. Per fare lavorare l'impasto. Poi anche il taglio, le prime volte può un po' spaventare, perché giustamente sono le prime volte. Rischi però che, a sì. Mano a mano, io direi di domenica in domenica che ci riprende la mano, esatto. Poi il taglio viene da solo. Allora, ecco qua, guardiamo pure come ha fatto Valeria, ha preso questa striscia, ci ha messo un po' di farina arrotolata e poi guardate qui, semplice, proprio facile e veloce. Taglio netto, zap, zap, zap. Ma l'hai già buttata tu l'altra? No, sta qua. Ah no, eccola qui. Eccola qui, guardate, tutti i rotolini, dopodiché piano piano, poi vengono via da soli tra l'altro. Esatto, sì, perché abbiamo aggiunto tanta farina. In un attimo si aprono, io le chiamo le stelle filanti di carnevale, ma sono pappardelle. Esatto, molto lunghe. Ecco qua, belle lunghe. Poi con la forchetta dopo ci divertiamo, vi faremo sapere. Esatto, com'è andata. Vi farò sapere. Ok, controlliamo la nostra acqua quasi bolle. Intanto, devo dire che sta lì. Sì, bolle. Il sale c'è, è pronta. Okay. È pronta. Allora, io visto che la pasta è molto molto fresca, sì. Aggiungerei dentro l'acqua, se mi aiuti, dimmi. Anche un cucchiaio di olio. Un cucchiaio di olio? Esatto. Perché dobbiamo mettere un cucchiaio di olio all'interno della pasta? Perché quando la pasta è fresca, quindi non abbiamo avuto tempo magari di farla asciugare, come abbiamo detto prima, e quindi è molto umida, rischiamo che poi si attacca nella pentola. Okay, quindi allora meglio aggiungere un po' di olio, che ci aiuta a star sicuri che non si attacca alla pasta. Allora io vado ad aggiungere un cucchiaio, esatto, di olio d'oliva. Qui, di olio di oliva, lo metto proprio, è così. Questo aiuta a non far attaccare la pasta. Esatto, a non far attaccare la pasta, esattamente. Perché è molto questo è un molto trucco che non conoscevo, devo dire, Valeria. Beh, perché di solito, diciamo, quando si fa la pasta si ha sempre tempo di farla asciugare. Certo. Quindi è in realtà, secondo me, un trucco moderno, perché adesso abbiamo meno tempo. Esatto. Ecco qua. Allora, guardate qui che belle le nostre tagliatelle. Tutte belle, diverse, rugose. Belle lunghe, tagliate chiaramente a mano, no? Perché poi lo diciamo, la perfezione viene data proprio da questo, dall'imperfezione. Esatto. Ormai l'artigianato è questo, l'imperfezione ormai è divenuto proprio il sigillo, esatto, della perfezione. Perché adesso ho fatto tutto quanto a macchina, tutto quanto qua. No? Quando andiamo a comprare anche, non so, le borse di pelle, giacche di pelle, c'è proprio scritto eventuali difetti, esatto, vanno proprio a dimostrare invece che parliamo di un prodotto tipico artigianale. Stesso discorso vale per la pasta. Io direi in generale il nostro Made in Italy, di cui dobbiamo essere orgogliosi, di cui dobbiamo essere fieri. Anzi, io farei un applauso a tutte le persone, a tutti i giovanissimi, anche come Valeria, che mantengono alto il nostro Made in Italy. Direi che ci siamo. La scelta poi del canovaccio è una questione pratica, perché poi ci aiuta adesso, no? Esatto. Per buttarle via. Io le sposto. Allora qui. Vai, spostale pure. Io sposto. Spostale pure, così faccio. Almeno siamo pronti per... Ok, allora ricordiamo che l'acqua deve bollire molto molto forte quando mettiamo la pasta. Deve essere... Esatto. Quelle cose così deve fare. Ok. E noi ci siamo, e ci siamo quasi, signori. Siamo quasi in arrivo. Ok, questo lo mettiamo dentro. Io non scolo. No, non scolo Valeria pasta. Per scelta, esatto. Diciamo così,
ognuno fa le sue scelte nella vita, no? Cioè chi sceglie, che ne so, la qualunque cosa. Valeria per scelta nella vita ha deciso di non scolare la pasta con lo scolapasta, ma con la schiumarola. La schiumarola, esatto. Esatto, non ce la posso fare. Piano piano, Valeria, piano piano te lo toglierai, esatto. Dai. Ok, aggiungo un po' di acqua di cottura qui nella padella perché stiamo per... Certo, io intanto preparo tutto qua per assaggiare. Esatto. Esatto, Valeria. Canovaccio di Anna. Qua. Preparo il piatto. Che piatto vuoi, Valeria? Voglio un piatto bello, bianco. Ma quello bianco. Sì. Senti, ma piano o fondo? Piano. Piano, piano. Mi prendo anche di nascosto una forchetta per assaggiare se la pasta è cotta. Vai. Perché il miglior modo per sapere se la pasta è cotta è assaggiarla. Nella attesa che la pasta è pronta, io preparo un bel piatto da portata. Questa per te per scolare la pasta. Un po' di parmigiano. Parmigiano. E comunque c'è pure il frigorino volendo, eh. Dipende che cosa dicono dalla regia. Tanto parmigiano, va, vediamo, va. Prendi una bella, eccolo qua. Parmigiano vero, perché è parmigiano serio. Ci non siamo. È parmesan. Esatto. Senti, ma qui se la devo lasciare queste cose. Certo, per bellezza. Immaginavo. Allora, Manu, ci siamo con la schiumarola, eccola. È pronta? Quello lo spegniamo e andiamo a scolare la nostra pasta. Olè! Le nostre fettuccine belle lunghe. Le fettuccine della nostra Valeria Sacchimetti. Valeria, tagliatelle, fettuccine. Hanno delle facce qui dietro le punte. Hanno fame? Hanno proprio fame, quindi bisogna qui. Sono tornati tutti adesso che arrivano. A un certo punto erano spariti. Esatto. No? Chi ha fumato la sigaretta? Non si dice in televisione fumare la sigaretta. Email, quello che era. Allora, sono tornati tutti improvvisamente. Vabbè. Siamo pochi, però pure siamo. A mangiare siamo, esatto. A mangiare siamo sempre tanti. Ecco. Olè. Ci siamo quasi. Bene, bene, bene. Wow, guardate qua, siamo quasi in arrivo. Ci siamo. Fatemi preparare una forchetta pure a me. La prendo gialla. Voglio proprio assaggiare, voglio impiattare questo piatto di oggi. Tagliatelle con farina di farro condite con zucca e salvia. Salvia fresca. Zucca, salvia e guanciale. Zucca, salvia e guanciale, esattamente, non dimentichiamo. Okay. Eccole qui, meravigliose, belle. Ok. Ah, bella spadellata. Ma tu Valeria, dimmi un po', tu, io ti vedo che prepari dolce, salato, ma dov'è che ti piace di più? Dov'è che ti diverte di più? Ma non so, tutto in realtà, tutto. Per non i dolci, hai preferenze. Il dolce è un po' più impegnativo, quindi magari se c'è la testa da un'altra parte o ecco, certo. Poi il classico ciambellone. Vuoi questo Valeria? No. Hai fatto mai? Sì, ho fatto. Guardate qua come si spadella bene. Ci adesso siamo. Si casca tutto. Sento il manico che è molto un po' leggero. Eccoci. Devo provvedere ad un'altra padella con manico più resistente. Vai, impiattiamo. Per siamo pronti per impiattare. Esatto, mi avvicino questo, altrimenti ti rovino tutto. Vai. Vediamo un po' come impiatta la nostra Valeria. Allora, con le fettuccine è un po' più difficile po più lavorare difficile come abbiamo lavorato l'altra volta. Perché certo, però se vuoi vuoi un mestolo, dimmi pure. Okay, va bene così? Sì, ecco sì, qua. Spegniamo il fuoco. Facciamo, ecco qui, le nostre pappardelle con, io lo ricordo, zucca, guanciale e salvia. Pappardelle fatte da Valeria Santivetti a mano, le vedete, sono tutte belle, diverse. Simbolo proprio, autentiche. Le pappardelle di dove sono tipiche? Ma la pasta italiana un po' ovunque, diciamo, sì. Eccoci qua. Diciamo che la pasta fresca, se io dico pasta fresca, penso magari a Bologna, all'Emilia, sì. quelle zone. Valeria, che bello questo arancio della zucca. Grattugiata, bella generosa scaglie, come potete vedere, di parmigiano. Ecco qui, esatto. Ci siamo. Sto lanciando un po'. Vai. E poi mettiamo un po' di salvia. E poi foglie fresche anche di salvia. Una ricetta semplice, facile, veloce, ma soprattutto gustosa. E voilà! E questo è il piatto di oggi, tagliatelle esatto. Con farina di farro
condite con zucca, guanciale e salvia. Saranno buone? Chi può dirlo se non... Tu? Se non io, Valeria. Vediamo che ci dicono. Allora, sono pronto per l'assaggio. Prendo un po' di zucca e un po' di guanciale. Ok, un po' di salvia anche. Un po' di salvia anche. Arrotolo bene il tutto. Soffia perché ho vedo... Ho preso tutto. Vedo bello bollente. Vediamo un po'. Ah. Oh! Siamo... Buon pranzo agli amici a casa e buon pranzo a Michael. A Michael mi piace molto, Valeria, la morbidezza della pasta unita alla croccantezza del guanciale. Questo lo otteniamo solamente se lo leviamo dalla padella, questo è molto importante. Che dire? Ti sei ostinata la mano? No, sono piaciute sia a Manuel sia a Michael. Ad ogni modo, Valeria, grazie davvero per essere stata con noi, per aver preparato questa ricetta. Ricordaci un po' dove possiamo sbirciare le tue ricette. Allora, abbiamo su Instagram, mi trovate come Santivetta, poi abbiamo il mio blog www.cucina-mi.com, poi abbiamo Facebook Valeria Santivetti e di nuovo anche il canale YouTube Cucinami. E poi quando volete la trovate sempre qui, sempre sul 2, 6, 4. A domani, ciao ciao! Ciao!